Benvenuti amici di Tutto Android alla recensione di Mediacom SmartPad 10.1 Pro, un tablet low cost con dei bei materiali e un bel design, ma soprattutto a noi interessano le prestazioni, quindi andiamo a scoprire come funziona. Eccoci dunque in compagnia di questo Mediacom SmartPad 10.1 Pro. Ringrazio l'ufficio stampa di Mediacom per avercelo inviato e vi faccio subito vedere che cosa contiene questo enorme scatolone che vado ad aprire non senza un minimo di difficoltà. Troviamo una seconda scatola all'interno, eccoci qua nella parte inferiore il tablet, lo riprenderemo tra pochissimo, poi andiamo ad aprire questa sottoconfezione per farvi vedere che abbiamo un abbonamento incluso per 4 mesi a Repubblica Online, la manualistica rapida, mentre dentro quest'altra sezione andiamo a trovare il caricabatterie da parete con plug USB 1,5A l'uscita, il cavo dati USB micro USB e un adattatore USB OTC, segno che questo tablet ha anche questa funzione. Andiamo a rimuovere un po' tutta la carta, non so se ho spazio sul tavolo per andarla a mettere. Riprendiamo in mano il nostro tablet e vi parlo subito di dimensioni: 26.6 x 15.24 x 0.95, tutto in centimetri, peso 528 grammi. Per quanto riguarda il materiale, abbiamo del bellissimo alluminio brunito al posteriore, tiene anche poco le ditate, dà davvero un'ottima sensazione al tatto. Per quanto riguarda invece la costruzione, abbiamo qualche problema perché in questo punto, flettendo il vetro, si sente proprio che non è ben incollato la parte inferiore, c'è decisamente un po' troppo gioco. Per quanto riguarda il design invece è molto piacevole, questo lato è molto stretto, risulta un tablet molto allungato, abbiamo poi questa finitura cromata lungo tutto il bordo che lo rende davvero piacevole alla vista, sembra un tablet di fascia decisamente superiore. Andiamo a vedere come è fatto. Qua sul frontale la camera frontale è da 2 megapixel e nient'altro. Qua sul lato sinistro abbiamo questa barra di plastica che integra le due casse, sono purtroppo solo su di un lato, mentre sul lato destro abbiamo tutto il resto, perché abbiamo, lo vediamo meglio da dietro, il tasto di accensione e spegnimento blocco o sblocco, il pulsantino reset per infilare una pennina, l'ingresso per le cuffie da 3,5 mm, l'ingresso micro USB e l'ingresso micro HDMI per la televisione, per l'uscita TV come la chiama, e poi uno strano tasto indietro che va a replicare quello di Android che di solito sta sullo schermo. Il microfono è qua in alto e qua in cima abbiamo l'ingresso per la micro SD che rimane un po' troppo sinceramente esposto agli elementi. Qua in alto la camera principale è da 5 megapixel senza flash LED ma con autofocus. Andiamo a girarlo, ve lo vado ad accendere con l'apposito tasto, anzi è già acceso. Allora vi parlo subito di processore, che è un MediaTek MT8127 quad core da 1.3 GHz, è un Cortex A7 e poi vi dico che la GPU è una Mali 450, abbiamo poi un giga di RAM, abbiamo poi il wifi BGN abbastanza potente e il Bluetooth 4.0 low energy, c'è anche il Miracast e l'accelerometro. Il display è un'unità 10.1 pollici IPS TFT con risoluzione 1366x768 pixel e purtroppo soli 155 ppi. Qua avevo già iniziato a fare le mie prove del display, allora vado a riaprirlo e torno indietro, vedete qualche piccolo problema software perché mi gira da solo l'interfaccia nonostante l'app si apra poi in condizioni ideali. Allora, vedete i pixel quanto si vedono e questo è probabilmente il maggiore difetto di questo display, che per il resto ha dei buoni angoli di visione e dei discreti colori, lo andiamo a vedere nelle foto. Perdonate questi rigiri del tablet, ecco qua siamo alla luminosità massima che non è molto elevata, è un tablet che va usato in casa perché fuori avremo dei seri problemi di visione, però vedete come sono belli i colori. Sopra mi sembra ci sia una pellicola che non ho rimosso, che tiene davvero tanto le ditate, vedrete poi se rimuoverla o meno. Buoni bianchi, neri invece sono
un pochino troppo grigi. Secondo me il rapporto di forma di questo display non è neanche in 16 noni, è qualcosa di diverso. I più esperti di voi magari ce lo diranno nei commenti. Per quanto riguarda la parte software, vediamo l'interfaccia che è quella di Android KitKat stock, ovviamente con piccoli cambiamenti come la dock spostata qua su un lato, il tasto per l'app drawer che è e prende il simbolo MediaTek, che vedete anche la schermata di sblocco fatta a questa maniera. Per il resto è più o meno tutto uguale. Andiamo dunque a vedere qua come sono le impostazioni. Abbiamo quelle classiche dei MediaTek come i profili audio e la programmazione dell'accensione e dello spegnimento. Andiamo a vedere le informazioni sul tablet che ci dicono che Android è in versione 4.4.2. Andiamo anche a vedere la memoria principale che ci fa vedere come lui chiami archivi USB la memoria interna, non so perché, ma come sia possibile impostare la SD come memoria principale. Abbiamo anche la possibilità dell'USB OTG. Più o meno nient'altro per quanto riguarda la parte software, se non i due tasti del volume che vanno a sopperire la mancanza del tasto fisico e il fatto che ogni tanto spuntano dei banner pubblicitari sull'interfaccia. Ebbene sì, probabilmente qualche accordo con aziende pubblicitarie da parte di Mediacom. Per quanto riguarda invece la velocità di sistema, insomma, non è un fulmine, però devo dire che non è fluido, è sempre un po' scattoso, ma non ha mai veri e propri blocchi o rallentamenti particolari. Ovviamente sappiate che la fruibilità non è quella di fasce più alta. Per quanto riguarda invece l'interfaccia, è un po' troppo zoomata, probabilmente a causa della risoluzione. Andiamo a vedere però che cosa legge e cosa non legge il software integrato su questo dispositivo. Vi dico che legge praticamente tutto, vi faccio vedere solo il nostro esempio in full HD per darvi un'idea della velocità di riproduzione. Legge comunque bene anche gli MKV, legge anche i DVX, a patto che non abbiano audio AC3, perché l'audio non verrà riprodotto. Però vedete, non è niente male la riproduzione video. Ovviamente poi la risoluzione è quello che più penalizza, e anche l'audio ne parleremo tra pochissimo. Per quanto riguarda invece il browser web, andiamo ad aprire una pagina web, se già aperta sul Corriere. Vi faccio subito un ricarico per farvi vedere il tempo di caricamento. Ovviamente la dimensione da prediligere è questa, perché avremo molta più pagina visualizzata, anche se parte zoomata. Vedete, questa è la il risultato finale. Ci mette un pochino tanto a renderizzare le immagini, ma la velocità di interazione non è per niente male. Andiamo anche sul nostro sito, su tutto Android. Intanto vi parlo di tastiera. Unico modo per usarla con i due pollici è ovviamente quello di tenere il tablet in verticale, ma se lo andiamo a tenere in verticale il peso francamente eccessivo cosa fa? Ci porta giù le mani e saremo costretti a appoggiarlo comunque su di un piano, con il rischio anche di andare a schiacciare i due tastini che sono qua sotto. Insomma, un'ergonomia che non mi ha entusiasmato in senso generale. Vedete, si è caricato, entriamo in una notizia per farvi vedere un po' di interazione. Aspettiamo Discas qua in fondo. Di tastiera bene o male ve ne ho già parlato, ma ve ne riparlo più approfonditamente tra pochissimo. Aspettiamo il caricamento. Solita ventina di minuti per caricare il plugin di Discas, che sinceramente mi sembra anche peggiorato negli ultimi tempi. Vedete, però ci mette davvero tanto a renderizzare tutta la pagina. Anche Discas ci sta dicendo: ma allora cosa stiamo aspettando per far caricare il plugin? Vediamo un po', intanto vi faccio vedere qualche iterazione. Piccolo refresh. Allora, la tastiera è quella di Google, quella stock, è abbastanza veloce, non abbiamo particolari problemi. Vediamo se si rimpagina correttamente, direi di sì. È comunque molto difficile scrivere con tutte e due le mani, abbiamo però il cursore, ci possiamo spostare bene anche nel campo di testo. Usciamo dunque dalla parte web, vi parlo di parte multimediale, che ovviamente non è mai il core di un tablet, qua meno che mai, perché abbiamo una camera da 5 megapixel su cui possiamo impostare queste impostazioni, anche il multiangolo e il panoramico, l'HDR, vedete. Poi abbiamo anche la camera frontale e qua alcune altre tipologie di
impostazioni. Adesso vorrei levare l'HDR, ma mi è sparito. Devo fare sicuramente così. Ecco fatto. Modalità foto live invece permette di fare un piccolo filmato sulle foto. Quale altre impostazioni? Vedete la possibilità di taggare, di attivare e disattivare l'HDR anche da qui, l'autoscatto, eccetera, eccetera. 5 megapixel la dimensione principale. I video invece vengono girati in full HD. Usciamo, andiamo a vedere come sono i risultati di questi video. Ovviamente rimane in memoria l'ultima cosa fatta. Andiamo a vedere le foto che non sono obiettivamente sufficienti. Sì, raggiungono la sufficienza di giorno, andatevele poi a vedere sulla pagina del nostro sito. Ovviamente non è questa la cartella che volevo andare a vedere. Eccoci nella cartella corretta. Chiedo scusa per essermi perso un secondo tra le cartelle di foto. Questa l'abbiamo appena scattata, di notte non ci siamo proprio per niente. Non utilizzatela, così come non utilizzate la camera frontale. Vedete quanto è rumore video con zone di bassa luminosità, fuori, boh, insomma, così così. Ripeto, andatevi a vedere le foto, perché sulla nostra pagina di test anche le macro non sono assolutamente buone. Per quanto riguarda i video, qua in alto apparirà il link rapido per andare a vedere il video. Ha gli stessi difetti delle foto, rimane un po' impastato, anche l'audio un filo ovattato, forse perché si rischia di andare a chiudere il microfono quando andiamo a fare un video, ma comunque non è propriamente la funzione principale di questo tablet, così come non l'è tutta la multimedialità. Entriamo dunque nella parte gaming. Ho scaricato Real Racing, lo troviamo tra le mie app. Vedete l'abitudine di andare a cercare le applicazioni in fondo. App preinstallate non sono particolari, c'è quella Mediacom che è fondamentalmente una versione mobile del sito, ci mette anche parecchio per andare a aprirsi, vedete? Ci mette un po', abbiamo la possibilità di andare a vedere la gamma media come queste altre possibilità. Abbiamo poi un VPS Office e poco altro come un file manager. Intanto ritorno a parlarvi di, tanto vi ho fatto vedere anche multitasking, di gaming. Apriamo dunque Real Racing e vi parlo un po' di riscaldamento. Sì, scalda un po', scalda su questo lato, l'alluminio trasmette, quindi questo non è neanche un'ottima cosa. Per quanto riguarda invece l'audio, volume molto basso, purtroppo vedete anche la scomodità di andare ad alzarlo facendo uscire la dock e non avendo il tasto. Esce solo da questo lato ed è un vero peccato. Tra l'altro non mi sembra che esca proprio dalle due casse qua in basso, perché tappandone una si viene ovattato, ma tappandone l'altra quasi non influisce, quindi non sono neanche convinto che queste due siano propriamente stereo. E i tempi di caricamento su Real Racing sono davvero eccessivi, quindi ci rivediamo quando saremo in game. Eccoci qua, sono passati un paio di minuti buoni da quando ho stoppato il video. Andiamo a calibrare l'accelerometro. Vedete qua i 155 ppi come si fanno vedere, comunque poco ottimizzato anche per questa risoluzione il gioco probabilmente. Comunque l'esperienza visiva vi dico che non è assolutamente tra le migliori. Vediamo come sarà l'esperienza di gioco, intanto vi faccio sentire anche l'audio. Ok, vistosi i cali di frame, diciamo che siamo al limite della giocabilità. Per quanto riguarda invece il resto, finisco con la batteria. La batteria non è eccezionale, non è un mostro, però ci permette comunque di arrivare a fine giornata con il classico uso da tablet e con mail e quant'altro. Mail che tra l'altro vi faccio vedere velocissimamente, giusto perché di solito non le mostro, perché ormai sono gestite molto bene da Gmail, però vi dico che vengono gestite bene, anche se con la consueta lentezza che caratterizza un po' tutto questo tablet. Allora, diciamo che con il classico uso da tablet si arriva a sera, in standby consuma davvero molto poco, quindi se lo lasciamo sul divano anche col wifi attivo, dopo un paio di giorni lo ritroveremo ancora con un po' di carica, ma non sperate di usarlo continuamente per più di una giornata. Questi erano gli aspetti principali di questo Mediacom SmartPad 10.1 Pro. Adesso vi lascio pro e contro e conclusioni finali.
Cosa dire dunque di questa Mediacom SmartPad 10.1 Pro? Cominciamo da ciò che ci è piaciuto. Allora, ci è piaciuto l'alluminio al posteriore, davvero bei materiali e un design appagante per la vista. Inoltre la presenza della porta micro HDMI può rivelarsi utile in molteplici circostanze. Purtroppo però i lati positivi si fermano qui. Cosa invece non ci è piaciuto di questo tablet? Beh, per cominciare il display, soprattutto per la risoluzione, non riesce a garantire un'esperienza d'utilizzo appagante. Inoltre anche questa strana ergonomia, lungo e stretto, ma soprattutto molto pesante, rischia di andare a influenzare negativamente l'utilizzo quotidiano. E in ultimo abbiamo i banner pubblicitari sull'interfaccia, che sono davvero fastidiosi in alcuni casi. Passiamo al prezzo ora. 139 euro di listino lo ritengo una cifra ancora un pochettino troppo alta per ciò che in realtà offre questo tablet, ma voglio comunque dargli una speranza, perché al di sotto dei 100 euro, se e mai questo tablet ci scenderà, allora potrà essere davvero un'ottima seconda scelta. Penso a tutte quelle circostanze dove non vogliamo portarci dietro il nostro tablet principale, abbiamo solo bisogno di leggere le email, di navigare un po' su internet, di usare un po' i social, oppure un tablet, diciamo, da battaglia tra virgolette, da regalare ai nostri figli o da lasciarli per i loro giochi. In tutte le altre circostanze consiglio comunque di andare a cercare qualcosa di fascia leggermente più alta, anche spendendo qualche decina di euro in più. Per questa recensione quindi è tutto, io vi ringrazio davvero tanto per aver seguito questo video, vi invito a lasciare un mi piace se la recensione vi è piaciuta, andatevi a leggere la recensione completa, trovate il link qua sotto in descrizione o nelle schede che appariranno qua in alto. Per adesso è tutto, un saluto da Alessio per tuttoandroid.net.